Oggi parleremo dei canti della messa. Quando suonare, cosa suonare? Iniziamo con il dire che prima della celebrazione occorre necessariamente mettersi d'accordo con il celebrante. In genere ci si reca in sagrestia e qui si discute per vedere quali sono i canti più adatti per l'occasione. Ovviamente dovete aver letto le letture del giorno. Bisogna tener conto del periodo dell'anno liturgico nel quale ci si trova. Per esempio, un canto di Quaresima sarà completamente diverso da un canto pasquale oppure da un canto natalizio. Teniamo in considerazione anche se nella messa ci sono battezzandi oppure se stiamo suonando, ad esempio, per un matrimonio o per una messa importante, come per esempio la messa di San Rocco, dell'Assunta, di Pasqua, di Natale, del patrono del nostro paese. Il servizio per i funerali va programmato attentamente, quello per i matrimoni va deciso insieme agli sposi e al sacerdote celebrante. Nel caso dei matrimoni un aiutino non guasta, ad esempio un amico violinista, un flautista, un tenore, un soprano. A cosa servono questi amici musicisti? In questi casi si suona sempre con poche persone, la presenza del coro diciamo che è una eccezione. Dobbiamo anche tenere presente se i canti sono liturgici, cioè se sono adatti alla liturgia, se sono adatti anche al periodo dell'anno liturgico nel quale ci troviamo, se sono facilmente intonabili dall'assemblea. Ricordiamoci che l'assemblea deve cantare e che suonare in chiesa non è un'esibizione, ma i canti vanno cantati tutti insieme. L'assemblea deve poter anche provare i canti, magari prima della messa, qualche decina di minuti prima. E vanno anche distribuiti i testi. In particolare per i testi teniamo ben in considerazione la provenienza. Negli anni 70 andavano di moda delle canzoni che con la liturgia avevano ben poco a che fare, ma sono state praticamente del tutto abbandonate, tranne qualche pezzo bellissimo come ad esempio Symbolum 77 di Sequeri. Per quanto concerne i canti che suoniamo, dobbiamo tener presente se i testi sono presi dalle scritture. Ed eccoci finalmente arrivati a parlare del canto di ingresso. Costituisce la preparazione per iniziare degnamente la Santa Messa. Dopo il suono della campanella si inizia a suonare. Il popolo è in piedi e il sacerdote, con i chierichetti ed altri ministri, entra processionalmente nella navata centrale fino ad arrivare sull'altare. Va specificato che nel caso di battesimi in genere si suona una strofa del canto. È difficile arrivare al ritornello perché il sacerdote dalla sagrestia deve arrivare al portone della chiesa e qui accogliere i battezzandi. Dopo aver terminato questa prima parte della cerimonia si può cominciare a cantare ad esempio la seconda strofa o il ritornello fino ad arrivare al termine del canto, che avverrà nel momento in cui il sacerdote resterà fermo in attesa per iniziare la messa, dandoci l'ok per chiudere il canto. In caso ci sia l'incensazione dell'altare, si continua a cantare finché non termina questo ulteriore momento della celebrazione, ripetendo magari il brano da capo, se non è stato sufficiente. Il canto d'ingresso deve essere un canto allegro, gioioso. Ovviamente non nei periodi di Quaresima, non il Venerdì Santo. Negli altri tempi liturgici è bene essere allegri, inneggiare alla risurrezione, che il canto potrebbe anche collegarsi con l'antifona d'ingresso della messa. Un canto che amo moltissimo, che coinvolge l'assemblea, permette anche di battere le mani, quindi è gioioso, festoso, è Jesus Christ, You Are My Life di Monsignor Marco Frisina. Lascio il link in descrizione in modo da poterlo ascoltare. Nel caso si suoni in una messa di esequie, bisogna sempre prendere accordi con il celebrante
In genere all'inizio si suona uno stralcio di un brano classico al quale va collegato il primo canto. Consiglio come canto d'ingresso per queste particolari celebrazioni, ad esempio, Eccomi di Monsignor Marco Frisina. Anche questo canto può essere ascoltato seguendo il link in descrizione. E se suoniamo in un matrimonio, all'inizio la marcia nuziale, quella più gettonata ovviamente è quella di Mendelssohn. Potete ascoltare la marcia nuziale di Mendelssohn facendo clic sul link riportato nella descrizione. Fate molta attenzione, perché gli sposi scelgono in genere i canti che vengono utilizzati nella celebrazione, ma siete voi a guidarli nella scelta. Ad esempio, non suonate mai dei canti che non sono liturgici. Per esempio, l'Alleluia di Cohen non c'entra niente con la liturgia e ovviamente è inutile che lo prepariate, è inutile che lo proponiate, perché il celebrante vi dirà che non può essere suonato. Una precisazione: l'Ave Maria di Schubert non è liturgica, può essere suonata al di fuori della messa, cioè ad esempio alla fine, come sostituzione del canto finale. Si può anche suonare durante il momento delle firme se è al di fuori della celebrazione religiosa, cosa che in genere avviene. Ecco in questa scheda i canti d'ingresso che vi consiglio di suonare. Sono quelli che io uso di più e che soddisfano tutte quelle caratteristiche delle quali ho parlato in questo video. In sottofondo ascoltate il canto di Monsignor Marco Frisina, Jesus Christ, You Are My Life. Seguiranno altri video nei quali approfondirò i vari momenti della celebrazione liturgica e i canti da utilizzare.